guardate il famoso bar della zona dove offrono la famosa bevanda chai. C'è la strada alla destra dove c'è il mercato all'ingrosso della casa. Invece qui alla nostra destra stiamo attraversando la zona dove vendono i pezzi di ricambio degli automezzi a seconda mano. Se volete comprare il rigioso che ha oltre 200 anni con tutti quei radici che scendono giù. Però guarda che cascata, non fa forse roba, Marco. Guarda i cavi. Guardate alla destra. Invece è il tabacco da masticare. Le mosche sono gratis, eh? Non vengono pagate assieme con la carne, no, sono gratis. Guardate la destra che vende premuta di canna da zucchero. Guardate tutta questa canna da zucchero e fanno anche la premuta della frutta fresca. Guardate la bancarella alla sinistra che vende il pilaf. Sta facendo vigile. Siamo andati a giorno alla nostra. Raggiunto al fondo diversi palazzi governativi. Dove c'è il Ministero per gli Affari Esteri, Difesa e anche l'ufficio del nostro primo ministro. Palazzo identico davanti che si chiama North Block, Ministero della Finanza e per gli Affari Interni. Dalle 7 fino a mezzogiorno e poi dal pomeriggio dall'una fino alle 6. Se fanno la scuola di turno, frequentano i bambini la scuola 6 giorni alla settimana. Enorme, grande, bellissimo posto. Poi man mano andando avanti vedremo qualche reggia che andiamo per. Chomo Palace.
Bollino di Marco. Ciao. Ecco cosa che era che raspava. Guarda. Good morning. Morning. How are you? È stato invitato a Genova per far parte del consiglio dei baristi. Entrare per dare da mangiare, così che potete fare anche qualche foto. Tenere la sinistra. Tenere la sinistra per favore e la fila indiana. È zucchero da canna. Zucchero da canna. No, 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 no,
rinfrescare anche. A mezzogiorno al ristorante. Debemos de ir al centro. Hanno partecipato nella guerra. Diversi sono morti, però gli inglesi non hanno conosciuto nemmeno uno. Quando è scoppiata la seconda guerra mondiale, gentili, gli inglesi di nuovo hanno chiesto ai Maratha di aiutarli, però a questo punto il popolo arriva. Bikaner. La guardia tu, perché magari per qualche festività nella famiglia, del matrimonio, oppure per organizzare qualche altra festa. Che parte dovevano fare tutto. Oh, la cellulare! Queste povere donne. No, tutto il palazzo. Centinaia che lavoravano per questo lavoro, magari se non sono originali qua. E mette qui. Giocano, amori belli! Oh, guarda!
de Veronique, que sí, es propio de la pasta, y la molde perfecto de la yoga. Vean la gente que vende el yoga, la gente arriba vive, la noi non è che si usa il caffè, il frutto, il caffè, che vi faccio assaggiare. Ma dai, troppo forte. E che cosa hai fatto? La farina lì? Che significa farina? Certo. Felice, che farina è di? Farina di lenticchie. Lenticchie? Ma la usano dappertutto. Ma la usano. Si riconciliavano per un giorno e il giorno dopo attacca. Signori, guardate quella. Signori, siccome in questi castelli c'è labirinto perché tutta la zona non è aperta. Dai, no. Alla porta principale delle case, ancora oggi nei villaggi, la foto del vostro gruppo. Ah, ok. Un'altra foto. No, qua. 10 altra rupia. Foto. Perché questo guarda qua. Come servono? Non è di questo letto, non sta parte quale. È acqua calda, la ferma. Come fa a fare l'andamento? Come i buddisti o un Padma era. Proprio questo tipo di lavoro sia in castello che anche in città vengono le varie ave. Si sono resi conto che la base che è proprio la crollava un po' e hanno dovuto rifare.
aspetta. Sì, vai un po' più vicino. Usibili a signori, ci sono tutte le varie. L'aurori sì. No, mio figlio, no, mio figlio è più grande. Attenzione, proprio una pianura, tutta la piccola dove hanno utilizzato il fatto prima di tutto il palazzo, la rete guardate dove c'è la palestra, è la palestra, proprio la residenza del Maharaja che c'è, e adesso facciamo 50 palestri per i punti per i soldati, è sicuro che ce l'hanno, che tutti quelli fanno parte del palazzo del Maharaja. Le udienze pubbliche, guardate la gradina in quella direzione dove si sedevano i vari ministri, la gente importante, il popolo si univa in questa piazza e il Maharaja si sedeva su quel trono in marmo bianco. A casa con il computer, con il Photoshop, potete togliere tutto questo qua per avere una bella. Vieni a me. Sia a piano, primo piano, secondo piano, tutti e due, guardate. E sono tutti blocchi monolitici scolpiti a mano. Laggiù nel fondo. Se venite una bellissima ballerina, guardate lì. Specialmente. Facilissima, non lo è. Possiamo andare un po' più avanti lì così vediamo. È capace di fare quella forma lì. La testa da un po'. Una decina di anni fa che l'hanno fatta. Cinque anni fa abitava solo una famiglia, dopo la morte del padre i fratelli si sono divisi i beni. Uno ha tenuto ancora oggi tutta quello la parte originale, invece l'altro ha preferito fare proprio una nuovo casa moderna lì. E quella casa di fianco lì alla destra, guardate lì che il balcone, il lavoro che c'è lì, un lavoro eccezionale. E la stessa cosa si può dire per questa casa moderna, però sono riusciti a fare. Da questa parte sono diversi i propri divinità qua. E qui c'è il famoso Rama e Sita. Uno. Hola. Hello. Questa parte invece, state un po' attenti quando entrate, l'hanno trasformato quella sala come il museo delle armi. Ancora qualcuno dietro? Sicuramente.
Ristorante italiano qua. Poi siamo entrati da questa porta, girati qua e entrati da questa parte, la piazza dove siamo stati e poi c'è questa e poi arrivati da questa parte, passando lì là, siamo arrivati a visitare questi due templi. Dopodiché abbiamo continuato il nostro giro, abbiamo fatto così tutta la strada indietro e siamo arrivati al tempio. Poi siamo entrati nel palazzo e stiamo girando tutto quello lì, siamo saliti in terrazza anche e adesso siamo proprio a questo cortile qua e continuiamo ancora avanti e usciremo da questa altra parte. Per quanto si estende tutto? Tutto lì 3 km e mezzo quadrati delle mura. Delle mura. Sì, l'orario è pure quello. Sì. Però adesso tutti che vogliono fare ne hanno. La bambina più bella della città. La lascia più innamorata del signor Giuseppe. Lana del cashmere. Possono passare lì. Sì. Guardate, guardate quanto spazio c'è ancora. Ecco sì, grazie. Toccherà mettere per forza una musica. Thank you.
hanno cercato di mangiare tutti i beni. Sempre di 110. Mitico. Thank you.
non è capace, è venuta a campare, volevo leggere che vedere il paziente, così che mi sono detto, la stessa è preparata, cambia il cucinare, il commercialista di quell'epoca che controllava tutte queste entrate e le spese era qui il suo posto. Ma cosa voleva dire un pezzettino? Famiglie di questi ex che ha questi grandi, enormi complessi a disposizione, però non è proprio per noi da mangiare. Non c'è il buffet. Non hai pagato il supplemento. Che lavoro? Condominio. Cooperare il tè e la invasori. Noi abbiamo fatto 12 anni con l'ascensore e poi abbiamo fatto un pezzettino anche noi a domani. Cibo. E pare dentro un recinto comunque, questo qua mi sa che si qui. Ma sì, mucche. In giro con la bocca coperta, come oggi si vedono i giapponesi in giro per... Certo, hanno gli stessi diritti, allora devono anche lavorare. Si nota che lungo la strada, quando ci sono i lavori, sono anche le donne che lavorano. La regola è che quando chiamano il muratore o gli altri, di solito la coppia viene assunta. La donna trasporta il materiale, invece l'uomo fa il muratore. La paga è uguale per tutti e due. Guardate alla destra un albero. Grazie.
Quindi nulla. No. Cibo, 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 cibo! Quell'altra che sta facendo babysitter! Cibo, cibo, cibo! Che roba! Ma guarda te! Eccoci, cibo! Ma guarda che bello! Tanto cibo! Che belli! Non ci consigli! Ah, sì! Sono pronta, sono pronta, sono pronta! Ciccini!
Ananta. Marco curioso. Ma scusa, guardami qua adesso. Che mandiamo a letto qualcheduno? Sì. No, scusa, mi tocca sempre stare lì a riprenderti. Oh, vabbè, chi se ne frega. Il terzo delle riserve che vi parlavo, che ci sono in questa città di Udaipur. Due ne abbiamo viste anche in strada. Guarda, un 8 suite si vede adesso alla nostra destra. Invece alla sinistra, quella piccola porta che c'è, fino a... Guardate il piccolo palazzo laggiù nel fondo. Se regardez, c'est la même race qu'on a vu. Siamo nel complesso dove ci sono i vari appartamenti, i vari corridoi, su, giù. Guardate proprio con la famiglia del Maharaja di Jai. Tutti e tre vengono. Parlano proprio dello smalto quando si parlano dei gioielli. Invece in questa città di Udaipur nel 1006 avevano inventato questo lavoro del vetro smaltato. Come atto con capo a casa. Che questa era una città indipendente e né una scaletta ti ha fatto no veramente da quella finestra dove c'è fatto un piccolo giro qua a vedere le foto. Ah, qui abbiamo una... No, ma che viene scura. Sì, sì, scura la faccia. Oh, che bella! Cos'è il fiore nazionale? No! Cos'è il marcio? Nel 2006 erano già qui. La prima discarica della città. Dovete andare giù, ti devo fare un discorso. Ad ascoltare? Poi fanno che qua, dai. Il discorso sarà più a voi. Oggi
e guardate i vari quadri con i colori naturali minori, bellissimo nel posto, però attenti alla destra per arrivare alla foto della città bianca. Facciamo perché il gruppo sì, certo, certo. Che quando c'era qualche balletto, guardate tutti questi lavori qua, anche qui attorno, del vetro smaltato, della storia di questi Maharana. Viene che dicevo che il Maharana, che era all'epoca della indipendenza, in quell'angolo, come potete vedere, due foto. Mettiti qua, c'è il... uccidevano una decina di elefanti con il pullman, conoscendo di là per il biglietto, poi dalla porta ancora e dietro sì. Dove c'erano i bagni che siete entrati, poi siamo entrati lì, siamo arrivati dove c'era quella piscina da sì. Su in metto a pompare. Il coccodrillo con il cappellare non lo fa. Lavoro sopra seta material e questo rappresenta la città di Udaipur.
questo palazzo di Lago, sopra il montagne palazzo di Monson, questo osso di ferro e antimonio per fare un arancio. C'è oggi pomeriggio, cosa avete mangiato? L'importante è che si veda lui. La pasta è la cosa che... No! Con i colori diversi, bianco, arancione, fucsia, rosso e rosa, sono 5 colori. Oltre 200 di magna rana. Di magna rana, quindi ma è davvero. Dimmi. Poi è stato costruito quel tempio dalla Maharani. Guardato al Shiva, non sono riusciti a trovare tutti i promessi sposi. Lo prendono se... No, fate il gesto. Paolo, fammi un... Sì. Oddio. Quale? Bubu, settete. Quando vedete quadri di Shiva con la figura umana. Le scene erotiche. I'm gonna go get some more.
Stanno girando intorno al fuoco per 7 volte. Ye pehla phera baba saki lagdi parar vinde na parar mai hara Sì, ma non sarei buoni a parlare italiano. Tu getto per e parlare caca gibati Tu getto per e parlare caca di Ma quanti fotografi sono? Due, tre, incarnazioni di Gesù. Shiva. Lago fino a questo punto e diversi possono fare anche il bagno qua dove c'è tutta questa gratinata. Cibo. Se vieni da noi, è una brutta fine. È la gomma così. Guardate questa roba qui, che sono le polpette fatte con la farina. Tipo un pane fritto, non hanno nessun sapore, però viene riempito con le patate e poi una acqua piccantissima. Soprattutto sono le ragazze giovani che la mangiano due volte o tre alla settimana, perché si crede che masticando questo si aiuti a far crescere il sesso. E questi cosa sono? Si dice? Tempio Brahma di Pushkar. Non si può entrare con il video.
No, noi facciamo foto. Io farò un italiano. Una. Una 20. Aquí. Una 20. Che cosa pagare? Ciao. Vai per via, alhamdulillah, la cosa. C'è però un garden. Garden. Ya. Yeah. Garden. La. A sola l'acqua. La mia sola io voglio. Giù, auto parking. Guarda my friend e te. Arriva non mio hermano, non mio amico. Sì, non c'è. Monkeys. Tiriamo.
Arrivare a 2 miliardi di questo. E cos'erano tutti quei? Testa. Sinistra, tenere la testa qua. Non sappiamo. No, usavano i ventagli grossi, grandi, fatti con legno di sandalo, rivestiti con velluto, seta, ricamata, con una corda lunga. Tutto il complesso. Sali da quella parte sinistra. Che bravo, bravo. Più bravi di noi? Ci sono proprio più tutti. Il vino, legumi, lenticchie, però dovevano cucinare e cucinare, erano le pentole di queste qua che erano messe sull'altezza. Manca Gipo, manca. Wow. Ma questo sa dove portarci, vero? Speriamo. Indipendenza, nessuno della famiglia del Maharaja ha voluto spendere per mantenerlo. Solo 5 anni fa il comune di Jaipur ha deciso che non era più la proprietà del Maharaja. Hanno fatto famosi dell'India Pesentio, come dagli ultimi centinaia. Proprio l'unici della famiglia del Maharaja, però dopo l'indipendenza sono diventati tutte le miniere statali e lavoro anche in via. Questo è il topazio di fiume, però topazi voi trovate in 4 colori: quarzo rosa, turmalina, lapis, calcedonia, topazio di fiume. Ok, ametista, questa è un'ametista signora, corniola. Ok, quando il lavoro finisce, poi togliamo quelli pezzi da bastoncini, poi noi montiamo le pietre in oro bianco. Ok, siamo pronti per favore. Vicino dal palazzo del Maharaja suonano, però lui non può dire niente. C'è anche la vacca che ogni tanto entra. Questa, hanno visto la meridiana? Para tu zeta. Thank you.
imperiale. Certo sì. Dentro no. Se una bandiera indiana. Però nel mille, per un secolo soltanto, dopodiché nel 1800 hanno trovato la rifatta che sono ancora. Signori, guardate il padiglione di fianco a noi. Che allora è un cliente privato. Oggi che fa parte del museo. Guardate quei due anfore che hanno messo lì. Tutti ne sono sicuro che avete sentito parlare. Quando scende dall'Himalaya, porta con sé tantissimi niente della montagna. Spostati. Disco. Lo so. Cooperativa del cotone. Mi spiega. Allora, vedete, questo è il lavoro proprio dato qua in dietro. Più o meno per fare disegno, altri stampi per riempire più colori. Nello stesso disegno viene altri colori, uno per uno, per il disegno, poi altri stampi per riempire il colore. Quindi vedete davanti. Sole, tutti questi colori si fissano, cambiano e poi diventano colori originali. Perché quando era marrone era. Alcuni della IAM qua, il massimo lavoro a casa, le famiglie hanno il telaio così nella casa, loro portano materiale, disegni anche così, sì, disegni anche lo portano così, poi lavorano a casa. Quando fatto, è fatto individuale, fila per fila fanno, e dopo fare ogni fila una trama viene messa per fissare i nodi, poi fanno altra fila. È bellissimo. E poi si taglia così, pentina, taglia, pentina, taglia, tre o quattro volte. I colori, vedete come escono fuori, prima di tagliare era così, e vedete come colori il disegno risalta, più vivo. Fatto da parte il rovescio, per togliere pelugini piccoli dal rovescio, quello che non è possibile tagliare con forbici, e anche per controllare la qualità. Perché massimo il lavoro viene fatto a casa, sì qualche. Acqua fredda, fredda o tiepida? Normale. Normale, non. Normale, normale. Grandezza 2,75 x 3,75, un po' meno di 3. Vedete questo qua? Disegno Bukhara. No, ma secondo me si deve scambiare il guardiano. Thank you.
shop Ramada della città di Jaipur.